In una famiglia di topi. In una famiglia di topi ci si sveglia presto e ci si dà il bacio del buongiorno, ma c'è sempre qualcuno che si sveglia un po' dopo e un po' prima. In una famiglia di topi si fa una bella colazione insieme e ognuno fa la sua parte, anche se sparecchiare non piace proprio a nessuno. In una famiglia di topi ognuno si lava, si veste e si allaccia le scarpe da solo. Perché come fa un altro a sapere che camicia vuoi mettere, o che paio di calzini, o che cappello? In una famiglia di topi ci si lava i denti 3 volte al giorno, anche se è noioso. In una famiglia di topi ci si saluta e, anche se certe volte sarebbe bello restare a casa, si tiene incontro alla nuova giornata. C'è chi va a scuola, chi ha lavoro, chi si occupa del giardino e chi si occupa della spesa e chi dei topi appena nati, se ce ne sono. In una famiglia di topi si cammina fischiettando o saltellando, canterellando in silenzio, guardando il cielo o gli uccellini sui rami, o le castagne per terra se è autunno, o le viole se è primavera, o i funghi e le lumache se ha piovuto. Impossibile che non ci sia niente di interessante da guardare in una famiglia di topi. In una famiglia di topi, per uscire, si può anche prendere la bicicletta. Se non ci sono salite o la barca, se si sta in riva al mare o gli sci, si è nevicato. In una famiglia di topi, molto tempo della giornata si passa con altri topi di altre famiglie, tutte famiglie diverse, tutti topi diversi, tutti topi indispensabili per fare la scuola o il lavoro o la città o il gioco, altrimenti si starebbe sempre fra topi della stessa famiglia. E dopo un po' non rimarrebbe nulla da dire e la sera si finirebbe zitti, ognuno a guardare i pezzettini di formaggio che galleggiano nella propria minestra. In una famiglia di topi, a volte, mentre si gioca a rincorrersi, o mentre si risponde a una domanda del maestro, o mentre si fa la spesa, o mentre si va in autobus, o mentre si discute un'idea, o mentre si fa amicizia con qualcuno, beh, in una famiglia di topi si pensa: come si sta bene anche fuori dalla mia famiglia di topi? In una famiglia di topi c'è sempre qualcuno in ritardo, qualcuno distratto, qualcuno che quel giorno lì si sente triste, qualcuno che chiacchiera tutto, ma proprio tutto il tempo, qualcuno che non finisce mai le frasi, qualcuno che si guarda 200 volte allo specchio, qualcuno sempre indeciso. Qualcuno che salta di palo in frasca, qualcuno di poche parole, qualcuno che si offende subito, qualcuno che dimentica i nomi, qualcuno a cui non sfugge niente, qualcuno che perde le chiavi e qualcuno che si ricorda sempre le briciole dolci per il pettirosso. In una famiglia di topi, quando viene l'ora di pranzo, a scuola, a lavoro, a casa, ognuno fa uno spuntino. Fuori al sole se è bel tempo e a riparo al calduccio se c'è freddo ed è brutto. Spesso in una famiglia di topi, mentre ci si riempie di briciole, si pensa alla propria famiglia di topi e ci si chiede: chissà cosa staranno facendo adesso gli altri topi della famiglia? In una famiglia di topi, le giornate a volte passano così lente che sembra di essere usciti di casa un anno prima. A volte invece così veloci che non sembra nemmeno di essersi alzati dal letto. Perché in una famiglia di topi il tempo passa per tutti in modo diverso, con i pensieri diversi che ognuno ha, diversi da quelli degli altri e ogni giorno diversi anche dai propri. Perché in una famiglia di topi nessuno si sveglia proprio identico come era il giorno prima. In una famiglia di topi, quando si torna a casa, ognuno, prima di sera, si toglie le scarpe e pensa a qualcosa che ha da fare: un compito, un sonnellino, una partita a carte, una telefonata intercontinentale a una famiglia di topi cugini che sta dall'altra parte del mondo. In una famiglia di topi, ognuno ha la sua stanza, oppure, magari, se proprio non hai una stanza tutta intera, almeno un angolo, però solo per lui. E chi vuole entrare deve chiedere sempre: è permesso? In una famiglia di topi, certe volte la sera ritrovarsi è bellissimo, anche se si è stanchi, anche se la mattina si è pensato: ah, come si sta bene anche fuori dalla mia famiglia di topi! E magari si è felici solo perché si sente quel tipico odore che c'è
in quella specifica famiglia di topi. A volte invece in una famiglia di topi la sera si accendono grandi discussioni e ci sono battibecchi infiniti su chi deve fare cosa, a chi tocca apparecchiare, a chi sparecchiare, a chi sgucciare le patate, a chi lavare l'insalata, per non parlare di chi si è dimenticato il latte e le arance o chi avrebbe dovuto portare giù la spazzatura o sul bucato da stendere in soffitta. Ma di solito in una famiglia di topi, quando è pronto e si va a tavola, torna in buon umore. Perché non c'è niente che una famiglia di topi piaccia più che mangiare tutti insieme. Così, in una famiglia di topi, mentre si mangia, ci si dimentica di tenere il muso e ci si mette a raccontare una cosa che tutto il giorno che si pensava di raccontare alla propria famiglia di topi. In una famiglia di topi è facile che certe volte a tavola si parli tutti insieme, a certe volte invece in una famiglia di topi c'è il silenzio, ma di solito è un silenzio buono, già pieno di riposo, dei sogni e piedi caldi. In una famiglia di topi si va a dormire quando è l'ora, per i più piccoli un po' prima, i più grandi un po' dopo, e a seconda di quanto sono dormiglioni o nottambuli. In una famiglia di topi si legge sempre una storia prima di addormentarsi per fare correre liberi i pensieri che fanno certi animali al buio sotto le stelle, che è il modo migliore per prendere sonno. In una famiglia di topi non ci si dimentica mai, ma proprio mai, del bacio della buona notte. Fine della storia.